Ben ritrovati di nuovo su Review You. Andiamo a vedere insieme questo kit di estrazione del veleno acquistato su Amazon, link in descrizione, ad un prezzo di 9 euro. Un kit che secondo me è essenziale da mettere nel vostro zaino quando andate a fare gite in montagna, nei boschi. Perché? Per il fatto che può sempre capitare di essere punti da un'ape, da un ragno o magari anche da una vipera. Io spero per voi che non vi succederà mai e che non dobbiate mai usare questo kit, però a volte può capitare e perché no, mi sono così promesso di acquistarne uno, anche perché costava poco. L'ho acquistato e adesso ve lo faccio vedere. Allora, praticamente il kit arriva all'interno di questo scatolino di plastica rosso. Le dimensioni sono veramente minime, quindi potete metterlo nello zaino senza problemi. Vediamo come dimensione quelle dello scatolino di 10 cm abbondanti e come altezza 3 cm, quindi veramente compatto. Il peso con le istruzioni incluse, andiamo a pesarlo insieme a voi, perché il peso comunque è importante anche per chi porta dietro tante cose nello zaino, quindi si deve stare leggeri, ed è di 84 grammi, quindi veramente leggero. E il contenuto che andiamo a vedere adesso insieme è il seguente: foglietto dove spiega le istruzioni dell'uso. Io vi dico in breve, adesso ve lo faccio vedere come usarlo. Comunque dice di tenerlo a 3-9 cm il laccio emostatico che è presente del vostro morso, quindi mettiamo che sia che sono stato morso in questa parte. Laccio emostatico qua, si va a quindi ad allacciare e poi successivamente si va ad estrarre il veleno in questo modo. Allora, questa è la coperta, qua ci sono due dimensioni, è plastica dura, questa è di una dimensione ridotta, come vedete, per l'entità del morso. Vado a misurarla per completezza. Come vedete abbiamo qua 2 cm, mentre qua abbiamo 2 cm e 3, diciamo. Allora, come vedete, la pompa ha presente lucchetto e non. Lucchetto, se voi la girate adesso sulla parte aperta, la pompa si tira in su, no? Così, e potete averla compatta e riporla via. Se invece voi andate a girarla sul bloccaggio, quindi la freccetta su qua, ha fatto il click, vedete che quando andate a tirare in su è pronta per l'uso, questa parte non si ritrae. Se invece vado a mettere il lucchetto aperto, quando tiro in su si chiude. Quindi fin qua ci siamo. Allora, siete stati morsi, quello che dicono è ovviamente, innanzitutto non sono un medico, quello che vi sto dicendo è perché l'ho acquisito, cioè guardando su internet, leggendo un po' di blog. Quello che consigliano è comunque se ci si assicura che un morso, nei casi di una vipera, di appunto stare tranquilli, non mettere alcol, non perché aumenta, diciamo, la diffusione del veleno, non bere alcol, stare tranquilli perché più ci si agita e peggio è, perché si diffonde in via linfatica il veleno. Però comunque quello che viene detto è essenzialmente di tenere la parte ferma, eccetera. Io sinceramente ho letto anche che se si va a estrarre il veleno senza fare tagli, niente, non fa male, nel senso, quindi male che vada, se c'è eventualmente un po' di veleno in superficie, può fare solo che bene. Per questo l'ho acquistato essenzialmente, ma anche per altri tipi di punture eventualmente. Quindi quello che si fa è, facciamo una simulazione, mettiamo che il morso è qua, io vado a inserire, come vedete qua c'è una valvolina, ed è anche utile questo perché quello che è sconsigliatissimo fare è proprio andare a succhiare con la bocca, come vedete nei film, perché il veleno vi va poi magari in qualche taglietto delle gengive, e se il veleno va comunque in bocca rischiate di come posso dire, di avvelenarvi, di andare in necrosi. Quindi
È meglio evitare sempre di succhiare come nei film la ferita, eccetera. Non fatelo. Qua invece con una mano riuscite a succhiare, ma a far fare il lavoro alla pompetta. Vado a posizionare bene, come avete visto nel foro. Qua siamo su locket. Posiziono, schiaccio. Ho già legato il mio laccetto emostatico 3-4 cm sopra. Adesso no, non lo vado a legare, però non vado ad allacciarlo, però avete capito. Faccio pressione così e come vedete la parte, adesso qua, spero che si veda bene, la parte si alza. Vedete? Mi sta andando ad aspirare. Una volta che avete aspirato, diciamo, andate a rimuovere, ok, la parte qua, e poi prendendolo qua lo togliete. Adesso mi è rimasto il segno, e qua dice nel foglietto di mettere la soluzione dell'alcol per togliere via il veleno, eccetera, però come vi dicevo prima viene sconsigliato di applicare dell'alcol perché aumenta la circolazione, la diffusione, scusate, del veleno. Quindi quello che si può fare secondo me è levarlo con un fazzolettino, semplicemente una garza sterile, e poi vabbè, qua c'è anche due bustine di antisettico, o mettere comunque secondo me una crema potrebbe aiutare. Veramente non prendete queste cose, non sottovalutate questi aspetti, perché nel caso di una puntura di vipera le possibilità, è vero che avete contratto un morso col veleno, sono, dicono poco in generale, perché di solito sono soltanto morsi senza il veleno, giusto per difesa, mentre il veleno viene utilizzato spesso quando la vipera va a caccia e quindi si vuole procacciare la preda, e in questo caso usa il veleno. Comunque ecco, questo è quanto, secondo me è un prodotto utile. Se avete domande non esitate a pormele, ripeto, i miei sono solo consigli che vi do, non sono un esperto, non sono un dottore, però ritenevo opportuno tenere questo kit che è veramente leggero, non può fare solo che bene ed è utile secondo me averlo. Link in descrizione di Amazon, alla prossima review.